ai batteristi c'è sempre un po' l'idea del vedo una batteria piccola, cassa da 18, un po' più piccola, allora è jazz. Quella, con quella batteria si può fare solo jazz, si può suonare solo le cose piane, eccetera, eccetera. Mettiamo un attimo di chiarezza in questo video. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Castillo Drums. Oggi, come avete visto, voglio parlare di mini batteria e provare a fare un po' di esperimenti con questa mini batteria. Perché, appunto, di solito mini batteria, jazz, fine. No, non è così, o almeno proviamo a vedere se è così o no. So già che non è così, ma vediamolo insieme. Questo perché Mapex mi ha appena mandato la Mapex Mars Birch, quindi completamente in betulla, che avete già visto sul canale, vi lascio il link al video qui sotto in descrizione, ma lì avevo provato quella grande, oggi vado a provare quella piccola con cassa da 18 e poi vi spiego tutto, un po' più piccolina, ovviamente come al solito, Mapex, mi ha mandato questa finitura che, raga, tanto le finiture Mapex ormai ho capito che sono tra le più belle di tutte, lo dico, tra quelle che mi piacciono di più di tutte. Questo in realtà è uno sparkle normale, diciamo, ma è un colore molto particolare perché è un blu grigio, un miscuglio un po' di cose, quindi veramente molto 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 interessante. Ma allora, di base, partiamo subito. Partiamo dall'inizio. Di base, l'idea del batterista è batteria, come vi ho già detto, con cassa da 18, uguale questo. Ok, partiamo da questa questione qua del jazz e andiamo pian pianino a cambiare le cose. Inizialmente però passiamo di là, così almeno vi spiego, inizio a spiegarvi un po' di questa batteria, vi dico grandezze, vi faccio sentire il suono senza la musica, eccetera eccetera. Non ho mandato comunque in tutto questo, non ho ancora mandato la sigla, quindi sigla e poi andiamo alla batteria senza musica, così ve la faccio sentire, poi cambiamo, ascoltiamo altri pezzi, c'è tanta roba oggi, andiamo di là. Eccoci qui alla batteria. Allora, prima di incominciare a modificare accordatura, cose eccetera, voglio parlarvi un attimo della batteria e spiegarvi, più che altro anche farvi sentire senza musica, come si comporta con questa tipologia di accordatura jazz, diciamo, che poi in realtà non è che esista un nome per questa accordatura, ma diciamo un'accordatura più alta. Quindi, allora, tralasciando piatti e aste tra l'altro che esiste anche poi il set di aste della Mars, quindi acquistabile a parte. Qua abbiamo rullante da 14x5, tom da 10x7, timpano da 14x12 e cassa da 18x14, quindi ovviamente misure abbastanza piccoline. Allora, sentiamola e poi ve ne parlo. Quindi, come potete vedere, sono partito con un po' di swing, diciamo, poi mi sono spostato verso un groove più normale, diciamo, tra virgolette, normale per me, poi normale dipende da cosa si ascolta, però di base cassa mi piace molto, infatti la lascerò così, non la toccherò. I tom invece sono abbastanza canterini come accordatura. Molto, molto carina come note, perché sono riusciamo a fare delle melodie proprio come se suonassimo delle note con un altro strumento che non sia la batteria.
è molto divertente e poi tenendoli raccordati un po' più alti riusciamo anche a sfruttare un po' il rimbalzo. Rullante ha un po' di armoniche questo rullante che dopo andrò a togliere, però volevo provarlo anche un attimino così. Volendo possiamo anche tirarlo ancora un po' e vediamo come si comporta. Però a me sinceramente non dispiace. Facciamo così, adesso però voglio fare quella prova là. Cambiamo accordatura. Quindi il brano che avete ascoltato era già con accordatura un po' diversa, come avete potuto vedere qui. Mi è arrivato un messaggio intanto, dov'è il cellulare? Vabbè, guardo dopo. Qui ho messo del gaffa, non so se si può vedere, forse da questa camera qua, questo gaffino qua o questa camera qua, vabbè. Comunque, di base ho creato un suono, nonostante sia una batteria piccola e quindi sembri impossibile, ho creato un suono più basso, ovviamente stiamo parlando di 10, 12, 18, quindi non posso creare un suono bassissimo alla Bonham, ma comunque... Come potete sentire è bassa, è molto più bassa. La cassa è rimasta uguale, identica. Come vi ho detto, cassa ho messo dentro un asciugamanino tipo, come si fa di solito, e non è bucata davanti. Se la bucata è davanti ovviamente va a darvi un attacco molto più netto al suono, perché gli fate uscire più aria. Ma devo dire che comunque sia come attacco sia come panciosità della cassa mi piace, quindi l'ho lasciata così. Molto bella, l'avete sentita cambiare un po' perché a un certo punto ho tolto la cordiera per farvi sentire la cassa da sola, ma mi piace veramente tanto questa cassa da 18, ma ha comunque quella spinta che non ti aspetti, soprattutto da una cassa da 18 di fascia abbastanza economica. Rullante, come vi ho detto, gli ho messo il gaffa e sono andato a tirarlo un bel po' meno. È un suono che può piacere e può non piacere, ma dipende dai gusti. Detto questo, ovviamente il problema di questo rullante, diciamo, è che essendo in una fascia un po' più bassa, comunque le armoniche escono tanto, e nel momento in cui accordiamo il rullante in modo né troppo acuto né troppo basso, quindi un'intonazione media, le sentiamo. Quindi con queste andiamo a risolvere un po' la situazione. Tom, come vi ho detto, riescono ad andare volendo ancora più giù di così, però secondo me in questo modo funzionano, perché abbiamo comunque una buona presenza e sono belli secchi, devo dire anche. Sentite il tom. Finisce lì.
Questo è dato principalmente dalla betulla, perché la batteria è completamente in betulla e quindi riusciamo ad avere un suono bello secco, ma con una nota che rimane fissa, nel senso non abbiamo pom, 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 queste cose qua, ma mi piace molto. Cioè ragazzi, il tom da 14 è un tom da 14x12, comunque sentite quanto va giù. Quindi ovviamente questa batteria non va bene per fare metal, non va bene per fare i Led Zeppelin, ma va bene per tantissime cose, dal jazz ovviamente, ma anche passando dal funk o dalla musica ad esempio la... come si chiama? Tipo Latin, Bossa Nova, eccetera eccetera, secondo me è perfetta, e perché no, anche per canzoni tipo ballad. Quindi ragazzi, avete ascoltato questa batteria con due accordature completamente diverse, l'avete ascoltata su un po' di brani eccetera, quindi contestualizzata in varie possibilità. Fatemi sapere qui sotto in descrizione cosa ne pensate di questa batteria. Devo dire che essendo una batteria comunque, lo ridico, di fascia abbastanza economica, perché comunque costa molto molto meno di 1000 euro, praticamente la metà, poco più della metà, quindi... cioè è una batteria che porterei in giro sia per i live sia per lo studio tranquillamente. È una batteria comunque versatile, come vi ho detto non possiamo fare gli Slayer con questa batteria, ma possiamo comunque suonare tanto e soprattutto ci permette di suonare ovunque, sia in palchi grandi volendo anche, ma soprattutto in locali è veramente perfetta. E quindi che dire, voglio solo ringraziare tantissimo Mapex per avermi mandato questa batteria. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Vi ricordo che ho provato anche altre Mars, cioè la Betulla, ho provato anche l'Acero di batterie con cassa da 22, quindi più standard. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, andate sul mio sito per vedere cose, se vi piace come spiego tutto quanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!